Il vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, Monsignor Giovanni Ricchiuti, ha festeggiato a Bisceglie, dove è nato il suo 50° anniversario di sacerdozio. Ha presieduto l'Eucaristia nella parrocchia di Sant'Agostino, dove celebrò la prima messa. Francesco Rossi. Tu, che sei appena rientrato da Mykolaiv, ci ricordi come è urgente l'impegno per la pace contro le guerre e le armi. Un caloroso abbraccio a te, Don Giovanni, e a tutte le donne e uomini di buona volontà che amano la pace. Sono le parole finali del saluto portato da Mauro Portoso, consigliere nazionale di Pax Christi, nel corso della celebrazione nella chiesa di Sant'Agostino a Bisceglie, in occasione del 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti e presidente nazionale di Pax Christi. Monsignor Ricchiuti è tornato lì dove tutto è cominciato. Tutto cominciò come un gioco, non immaginate chissà quali progetti. Tutto cominciò come un gioco perché a 10 anni un ragazzino, che cosa vuole pensare della propria vita se non giocando? Poi di serie in serie il gioco si è fatto poi un po' più duro, più serio. Ma il gioco è cominciato qui, ecco, questo adesso riprendo qui. Il gioco è cominciato qui, un amico mi ha dato una fotografia di me, allora chierichetto. Forse 6-7 anni e di lì è cominciato tutto, la vedo come un gioco perché lo sto parroco, avevo i chierichetti, è Ma bello. si giocava a pallone. Sì, come? E i palloni spesso venivano presi dai nostri sacerdoti e anche, diciamo, tagliati perché disturbavamo le funzioni. E però poi Don Peppino, che era allora il parroco, ma il seminario, era lettura che al seminario, ma noi bambini, i chierichetti, domani, i sacerdoti, e non so quanti ce ne andammo in seminario, no? Quindi davvero, però tutto è cominciato qui. Io abitavo su questo palazzo, via Dominzoni numero 8, e niente, la chiesa era a 2 passi. L'area che si affaccia sulla chiesa di Sant'Agostino era utilizzata dai bambini dell'epoca per giocare a pallone, così come i giardinetti a 2 passi. Sono voluto tornare questa sera perché qui poi ho celebrato la mia prima messa, ma qui c'è la mia prima comunione, c'è il mio battesimo, la mia comunione, la cresima, il suddiaconato e il diaconato e il presbiterato. E devo dire anche che Sant'Agostino fu la chiesa che l'8 di ottobre 2005 accolse i sacerdoti per cambiarsi qui e venire in basilica per la mia ordinazione episcopale. Insomma, 50 anni di vita racchiusi nei cassetti della memoria che ogni tanto è bello andare a rivivere.